Una domanda che mi viene fatta a volte dagli studenti, ma anche da chi non studia con me, è: secondo te quanto devo perfezionare quello che sto studiando? Facciamo un esempio, stiamo studiando un esercizio, una frase musicale oppure un pezzettino di un brano e ogni giorno cerchiamo di farlo sempre meglio. La domanda è: qual è il livello di perfezione a cui io devo aspirare prima di considerare questa cosa fatta e di poter quindi andare avanti a fare qualcos'altro, qualcosa di più difficile o il pezzo successivo del brano, per esempio? Ecco, qui il discorso è un po' delicato perché bisogna cercare un equilibrio. È chiaro che noi dobbiamo cercare di dare sempre il meglio per cercare di raggiungere la perfezione, ma non possiamo puntare davvero alla perfezione perché spesso la perfezione è nemica del progredire. Cosa voglio dire? Ci sono dei punti in cui noi arriviamo, dei livelli dove anche se continuiamo a sbattere la testa contro quella cosa, non riusciamo a farla meglio. Quindi cosa è meglio fare? Intanto è meglio evitare di sbattere la testa continuamente in quel punto perché rischiamo di stancarci e di annoiarci, ma possiamo ragionare in un altro modo. Consideriamo per esempio che quando eseguo un esercizio alla perfezione io lo eseguo al 100%. Invece di puntare a quel 100%, o meglio, puntiamo ad arrivare al 100%, ma quando arriviamo intorno a un 85%, quindi eseguiamo l'esercizio bene, anche se non perfettamente, possiamo considerare di andare avanti a fare qualcosa di più complicato, di più difficile, perché quella cosa più complicata al suo 85%, essendo essa più complicata, ti porta comunque ad un livello superiore a quello attuale, no? Se tu sei all'85% di una cosa che sta qui, quindi sei qui, se poi cominci a fare una cosa più difficile, quindi che sta qua al suo 100%, il suo 85% sarà qui. Perciò vedi che tu hai progredito. Ecco, quindi ricapitolando, invece di cercare di fare una cosa perfettamente al 100%, noi cerchiamo di farla meglio che possiamo. Quando arriviamo intorno all'85, 80, 90%, io sto parlando di numeri che poi non si possono misurare, devi andare un po' tu con il buon senso a comprendere cosa significa 85%. Poi se stai studiando con un maestro, con me o con un altro maestro, è il maestro che ti potrà dire: ok, non ti preoccupare, non deve essere perfetto, andiamo avanti. Ma le indicazioni sono queste: arrivi a un certo punto che sei soddisfatto e vai avanti, e così avanzi continuamente e non rischi di annoiarti. Questa era la pillola di armonica di oggi. Io spero che ti sia stata utile e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!